E ben ritrovati amici di Forum Astronautico, Astronauticast e Astronauti News al quinto appuntamento con i Mission Commentary dedicati alla missione STS-135, commento che oggi riguarda quanto occorso il 12 luglio 2011, giornata dedicata all'attività extraveicolare. Immagini spettacolari che ci arrivano dall'orbita, ma non perdiamo altro tempo, andiamo subito insieme a vedere il contributo filmato che anche oggi ci arriva da NASA. E abbiamo sentito insieme le note del brano More di Matthew West, che è stato eseguito in onore del Mission Specialist Rex Wallheim alle 7.59 italiane di martedì 12 luglio, dando inizio quindi alla quinta giornata di volo di STS-135. Due sono le attività che hanno occupato gli equipaggi di ISS e Atlantis: il trasferimento degli equipaggiamenti dal modulo MPLM Raffaello alla ISS e la prima ed unica attività extraveicolare della missione. Wallheim ha svolto il ruolo di coreografo all'interno della stazione spaziale, mentre i due colleghi di Expedition 28, Mike Fossum e Ron Garan, che vediamo inquadrati in queste immagini, si sono portati a lavorare all'esterno. Per prepararsi all'uscita dalla stazione, gli astronauti hanno adottato la procedura IELTS, che è già stata testata positivamente per la prima volta durante la precedente missione STS-134, e il vantaggio di questa procedura è che la deazitazione del corpo degli spacewalkers avviene con tempistiche sensibilmente ridotte rispetto al metodo tradizionale del campeggio notturno nell'airlock modulo Quest. Dopo aver installato alcuni elementi sulle maniglie esterne, in particolare un pin di fissaggio di scorta, Fossum e Garan sono passati nei pressi della piattaforma ELC2. Infatti hanno sistemato nella stiva di carico dello shuttle una pompa dell'impianto di raffreddamento ad azoto della stazione, che si era guastata ed era stata rimossa e provvisoriamente immagazzinata su questa piattaforma durante la missione STS-133. Interessante riportarla a terra, in quanto questo consentirà agli ingegneri di comprendere il motivo del guasto, eventualmente di ripararla e poi rispedirla in orbita in una missione futura come ricambio. Una delle cose più spettacolari di queste fasi sono proprio le immagini che ci arrivano dalle telecamere montate sull'elmetto dell'astronauta, immagini che arrivano normalmente in diretta, e spesso non ci soffermiamo a fare mente locale su come sia straordinaria la possibilità di seguire in diretta una persona al lavoro a 400 km di altezza che sta volando sopra di noi a 28.000 km orari. E qui vediamo il braccio robotico della stazione Canadarm2, che fisicamente sta trasportando l'astronauta, che trattiene nelle sue mani i 600 e oltre chilogrammi di peso della pompa per l'ammoniaca verso il cargo bay dello shuttle. Naturalmente i 600 kg sarebbero molto molto sentiti dall'astronauta se si trovasse sulla Terra, ma in realtà fortunatamente in questa situazione dell'orbita ci si trova in assenza di peso. Guardate che spettacolo questa immagine, il sole sullo sfondo e l'astronauta che regge questo grande scatolone, questo grande box, appunto, la pompa che sta per essere inserita nel cargo bay dello shuttle. E le inquadrature ci riportano anche elementi della stazione. Qui vediamo la piattaforma Kibo, il laboratorio giapponese, sullo sfondo i grandi pannelli solari che alimentano la stazione. E qui a testa in giù l'astronauta sta arrivando nella zona dove il suo collega lo aiuterà a imbullonare il pezzo da riportare a terra. You guys are good with GCA, we can end GCA and go break down. GCA is complete. Okay.
come vedete, gli astronauti possono essere trasportati a piacimento in punti anche molto difficili della stazione, o come in questo caso dentro la cargo bay dello shuttle, grazie a un dispositivo chiamato foot restraint, cioè un appoggio per i piedi dentro ai quali l'astronauta, infilando i suoi stivali, può venire trasportato dal braccio. Ed ecco qui il secondo esperimento estratto oggi invece dalla cargo bay dello shuttle. Si tratta del robotic refueling mission. Sostanzialmente questo elemento consentirà di testare le tecnologie, gli strumenti e le tecniche che saranno indispensabili per consentire missioni di rifornimento e riparazione in orbita di satelliti artificiali senza l'operato dell'uomo, quindi tutto in via automatica. Qui gli astronauti scattano anche una serie di fotografie a una piattaforma che espone alcuni materiali alle rigidissime condizioni spaziali, e mentre qui vediamo l'ultimo dei task condotti sul corpo della stazione, in particolare siamo nella zona russa dove Mike Fossum ha liberato un cavo di alimentazione che si era impigliato in una delle basi d'appoggio per il braccio Canadarm2 situata nei pressi del modulo Zarya, e così permettendo al braccio di estendere significativamente la capacità di raggiungere anche le zone della parte russa della ISS. In questo momento invece Ron Garan sta installando una copertura termica sulla parte terminale di un pressurizing mating adapter, un boccaporto utilizzato dallo shuttle per il suo collegamento, che evidentemente ora è rimasto senza scopo e che deve essere meglio protetto dai forti raggi solari. Per Mike Fossum si tratta della settima passeggiata spaziale e per Ron Garan la quarta. I due astronauti hanno terminato il loro lavoro in 6 ore e 31 minuti, quando in Italia erano le 20 e 53 della sera. E questa è l'ultima delle attività extraveicolari condotte con uno shuttle collegato alla stazione, anche se avete notato i due passeggiatori spaziali non erano parte dell'equipaggio dell'Atlantis. Mentre gli astronauti hanno lavorato per quasi 7 ore all'esterno, i loro colleghi rimasti all'interno della stazione spaziale hanno cominciato a scaricare le oltre 4.200 kg di attrezzature ed equipaggiamenti contenute in Raffaello. Presto queste saranno sostituite con 2,5 tonnellate di spazzatura ed equipaggiamenti utilizzati da riportare a terra. Per poter compiere il trasferimento dei materiali, gli astronauti dovranno sfruttare tutta la restante parte del tempo che Atlantis resterà collegato alla stazione spaziale, e in questo senso è stato anche molto gradito il giorno extra concesso dal Mission Management Team proprio al termine della quarta giornata di missione. E con questo è tutto, vi do appuntamento a domani ringraziandovi per l'ascolto, e fino ad allora ad Astra!